No, 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 no. Vi prego, sono una nazione così brava, saluto sempre. Vi faccio gli occhi dolci. No, mon cher Canada. E chi ha voluto inventare Justin Bieber e Céline Dion? E per non parlare di Michael Bublé? È il karma, signora mia. E niente panico, niente panico, niente panico. Sono sicuro che in questi mesi di vacanza estiva la situazione geopolitica globale non potrà essere migliorata più di tanto. Giusta? Giusta? Nella nazione diplomatica non la volevo fare. Nella prossima vita voglio rinascere in Russia, brutta cattiva. Guardalo il Canada che fa sempre la vittimina. Sono così belli i conflitti internazionali. Sì, sono io il paese più forte del mondo. No, 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 Maria, palinsesto, io non ce la posso fare quest'anno. Io chiedo l'aiuto di un professore di sostegno qualificato. Buongiorno, bonjour, guten tag, hello. Ho sentito che state cercando un professore di diplomazia, bello, ricco, neutrale e soprattutto biondo. Una volta ero neutrale anch'io, poi sono guarita. Comunque, ti ricordo, professor Canada e professoressa Svizzera, che il 90% dei conflitti internazionali sono stati causati dall'imperialismo britannico. Così, tanto per. Ogni scusa è buona per rimerdare gli inglesi. Prima di iniziare a lanciarci gli stracci o le atomiche, direi di cominciare dall'appello. Una cosa alla volta. Siccome dall'ansia ho smarrito il registro di classe, vi interrogerò in ordine causale, quindi questa non è una classifica. Sto bene, un po' di tachicardia, sto benissimo. Allora, partiamo da una zona del mondo dove non succede mai niente, tipo Sud America, bello Sud America, il sole, il mare, la samba. Ecco, volevo sapere come procedeva la storia del Venezuela. E il Venezuela mi ha lasciato un post-it sul frigo con scritto che non vuole parlare con i paesi capitalisti. Comunque, da quello che vedo, se la passano male. Già prima in Venezuela c'erano i bambini che si mangiavano i topi perché con la Maduro Diet fa la vista brutta. Ma proprio sono i topi che si mangiano i bambini. Allora, tutto bene? A me questo anno scolastico mi ha già stancato. Andiamo a vedere. Nasia, Yuan? Yuan, se sei vivo, batti un colpo. Buh, la Cina è cattiva. Vuole farmi fare la fine del Tibet. Io sono il 52esimo stato americano. Gne, 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 gne. E niente, mi tocca invadere Taiwan. Presto, schierate la mia armata di panda, geneticamente modificati, lungo lo stretto di Taiwan. Avrò quei jeep, questa vita o nell'altra. Avete lodato Mao in tutto questo tempo che non facevamo video? Bisogna lodare Mao, eh. Andiamo bene, andiamo proprio bene. Scusate, non voglio fare la signorina Rottweiler della situazione, però qua in quest'estate nessuno ha fatto i compiti delle vacanze. Altrimenti questo sfacelo non si spiega. Io sono un paese libero e indipendente e ho deciso di abolire i compiti delle vacanze. E già che c'ero, ho abolito proprio l'istruzione. Neanche gli ospedali, neanche le centrali elettriche. E uno non deve bestemmiare, Venezuela. Dai, dai, provo io, Canada, che mi sei simpatico. Anche se ufficialmente sei ancora territorio britannico, però ti perdono. Allora, vediamo come procede in Medio Oriente. Israele, Palestina, avete fatto pace, è vero. Ora siete best friend, eh? Oh, shit. Scusi, professor Canada, io questo terrorista stato di Israele brutto e cattivo non lo conosco, non l'ho mai sentito nominare. Ah, ma di rava, ti stacco la faccia, ma che davvero? Ma di rava, tocco la tia e tutta famiglia. Lo vedete come fa? No, lo state vedendo, mi sta provocando. Io non sto provocando proprio nessuno, sto facendo niente. Ma se io non esisto, come faccio a darti fastidio? Dammi la forza, dammi la forza. Hai già l'atomica, che altro vuoi? A parte il 90% del mio territorio. Aspetta che cambiano sequenza, che spengono le telecamere, te faccio vedere io che ora. Vedo che in tutti questi mesi non è stato fatto alcun progresso. Come mai non sono sorpreso? No, davvero, è possibile? Voi due poi siete i peggiori, cos'è, 700 anni che avete fatto la guerra? Io non ho parole. Parlo due lingue, quindi per lasciare senza parole me vi dovete impegnare. Sono sicuro invece che Corea del Nord e Corea del Sud si siano finalmente riunite. Era? Oh shit. No, scusa, signora mia. Mi continua a lanciare gavettoni pieni di merda, voglio dire. Più merda del K-pop che è sparito dai tuoi altoparlanti lungo la linea di confine, guarda. Eh no, eh. Tu quando parli con me K-pop non lo devi nominare. Io non potrò mai andare d'accordo con la nazione che ascolta il K-pop, mi dispiace. Invece i tuoi inni patriottici dal sapore sovietico sono proprio musica classica. Io lancio missile, io lancio missile.
Tanto sono buddista, mi reincarno, temo una prossima vita. No, io sono Hati, ho una vita sola. Game over. Adesso c'è il tasto dolente. Quell'alunno problematico. Molto problematico. No, io non lo interrogo quello. Tutti gli anni lo bocciamo e tutti gli anni è sempre peggio. Io mi chiamo fuori. Certo, tanto incollate sempre a mia. Ascolta, ciuccia sciroppo d'acero. Tu sei di ruolo a tempo indeterminato. Io e l'irlandese siamo solo professori di sostegno, Siamo ancora in prova a tempo determinato? L'hai voluto il posto fisso? Va bene, lo interrogo. Sa come procede la situazione in Europa orientale? Che male che mi fa, che male. Allora, Russia, Ucraina, soprattutto Ucraina, come stai? È da un po' che non si parla di te al telegiornale. Sta bene? Io non conosco nessuna Ucraina, io 15° oblast di grande madre Russia. Aiutatemi per favore, mi sta buttando l'atomica in fronte, fate qualcosa, no, sta arrivando. A morte capitalismo, tovarish, vi prego. Abolisco il mio alfabeto cirillico e metto l'alfabeto latino come ha fatto la Croazia, per favore. Ucraina, quante volte mamma Russia ti ha detto che non devi giocare con capitalisti servi dell'imperialismo americano? Fila nel tuo gulag! Io non ci voglio andare nel gulag! Lo sentite anche voi questo suono? Suono della campanella, è finita l'ora finalmente! Ci vediamo la prossima settimana con un'altra lezione di diplomazia con il professor Canada! Sempre se il burnout non mi stronca prima, Perché io sono lì a burnout, ve lo dico. Ricordatevi di mettere mi piace e condividere il video, che noi professori non guadagniamo molto.